Benvenuti nella lounge Goldspan, siamo qua per parlare di Campus Masterclass e con me qui nella lounge ci sono adesso Giuseppe D'Onofrio e Riccardo Pisani, due tecnici di Campus Masterclass. Benvenuti. Grazie. Grazie. Allora, vogliamo iniziare da te, Giuseppe, ci racconti Valentieri. Un po' la tua esperienza con Campus Masterclass e cosa è stato il tuo ruolo come tecnico all'interno di questi tre format che si sono svolti fino ad oggi? Beh, è stata una bellissima esperienza, è iniziata un po' in maniera casuale perché Riccardo era impegnato con dei concorsi, allora mi ha chiesto, guarda, mi sei venuto in mente tu, potremmo iniziare insieme questa esperienza, e l'ho aiutato in questo stage dove abbiamo lavorato insieme, diciamo, i primi giorni per poi accompagnare i ragazzi al concorso, perché questo stage ha la particolarità in confronto a stage diversi è che praticamente oltre al lavoro in piano, salto ostacoli, tutto, dopo si passa a una fase, la seconda fase, che è quella del concorso praticamente, quindi è molto bello perché accompagni i ragazzi in questo percorso. E l'esperienza è bella e diversa dagli stage normali appunto per questo frangente. A me è piaciuta molto, i ragazzi sono molto contenti e molto motivati perché lavorano comunque con dei professionisti di nome, dei cavalieri, e sono come delle spugne, diciamo, sono pronti a raccogliere qualsiasi suggerimento, quindi c'è una bella progressione anche nel lavoro e nel concorso. Riccardo, come hai vissuto tu fino ad oggi questo format, il Campus Masterclass? L'ho vissuto molto bene perché mi ricordo ancora Danilo quando mi ha chiamato, me ne ha parlato in estate 2020 e mi è sembrato subito molto interessante. Non è il classico stage che si va a fare dove non hai rapporto con i ragazzi, o meglio, ti presenti, fai la tua lezione, quando hai finito vai a casa. Invece, spiegandomi il format, era un format interessante dove i ragazzi potevano apprendere molto di più, dove si potevano mettere a disposizione dei tecnici. Non era impostato solo sullo stage tecnico, ma anche sulla gestione completa del proprio cavallo, del concorso, e questa era una novità perché normalmente non avviene. E mi ricordo nel 2020 a dicembre abbiamo fatto la prima settimana assieme e subito c'è stato un feedback molto positivo. I ragazzi hanno imparato molte cose, noi stessi come tecnici ci siamo rapportati in maniera diversa, abbiamo conosciuto i ragazzi singolarmente, è stata un'esperienza molto molto bella. E quindi ho appoggiato questo progetto, poi ho avuto la fortuna che Pippo mi ha dato una mano perché con gli impegni sportivi non riuscivo a completare tutti gli stage, però è una possibilità per tanti ragazzi di imparare qualcosa di nuovo, di non dire solo sono su a cavallo e cerco di fare uno stage e vedere cosa mi dice una persona, ma dalla preparazione, dalla scuderizzazione, adesso ho inserito anche il personal training che nell'equitazione moderna è fondamentale, tante piccole cose che lo psicologo sportivo, che poi in una carriera di un ragazzo a qualsiasi livello può essere utile. Riccardo, hai appena detto che hai avuto la possibilità di conoscere singolarmente i cavalieri e le amazzoni. Erano per ogni puntata di Campus Masterclass all'incirca 20 binomi, giusto? Però binomi di livelli diversi. Assolutamente, sì. Binomi diversi, con capacità diverse, dal ragazzo che aveva appena iniziato a prendere il primo grado al semiprofessionista che ha cercato di saltare, che salta ancora oggi in Gran Premio nazionale o in internazionali, quindi hai molta varietà. L'organizzazione che c'è alle spalle di Campus è molto importante perché riesce anche a suddividerli in gruppi per poter poi dopo riuscire a fare degli stage uguali per tutti, perché chiaramente non possiamo mettere assieme dei ragazzi
del primo grado che fanno la 15 con dei ragazzi che magari hanno il secondo grado, quindi è anche importante tutta la gestione che c'è alle spalle per far funzionare al meglio la possibilità di avere degli stage uguali per tutti e utili per tutti. Quindi praticamente quando parte Campus Masterclass ci sono all'incirca 20 binomi che arrivano, ma arrivano per una ragione, perché vogliono progredire nella loro carriera sportiva, vogliono progredire con il loro cavallo nella disciplina del salto ostacoli. Come affrontate queste richieste, questi desideri, questi obiettivi dei cavalieri e delle amazzoni? Lì dipende dall'abitudine che una persona a fare gli stage, nel cercare di capire più in fretta possibile le problematiche o su cosa impostare il lavoro. Nella normalità cerchi di fare un lavoro semplice sulle barriere in modo da inquadrare un pochettino e capire le capacità a ogni livello, quali sono le capacità del cavallo e del cavaliere, per poter poi impostare un lavoro che sia abbastanza uniforme e metodico in modo da inquadrare tutti gli allievi. Loro sono molto disposti sia mentalmente a imparare, come diceva appunto Riccardo, perché la differenza comunque in questo sport viene fatta dai piccoli particolari, quindi lavorando in una situazione così appunto su tutto quello che è le problematiche del nostro sport, migliorano in fretta e diciamo va tutto come da programma, diciamo. Campus Masterclass di solito dura 6 giorni, di cui alcuni giorni di preparazione, di allenamento, in cui cercate un attimo di risolvere i problemi dei diversi binomi, e poi ci sono 3 giorni di gare. Magari vi viene in mente un esempio di un binomio che è venuto con un problema particolare che siete riusciti a risolvere, che poi magari è riuscito anche ad ottenere un ottimo risultato in concorso? Sì. Adesso ricordarmi singolarmente non mi ricordo questo, però ti dico che si riesce a lavorare dato che l'organizzazione è veramente al top e i gruppi sono ben formati, si riesce a lavorare bene singolarmente sui ragazzi, quindi devo dire la verità che sono sempre felicissime alla fine degli stage perché comunque riescono a raggiungere quello che era il loro obiettivo, quindi adesso l'esempio in particolare non te lo so dire, però hanno sempre una buona progressione nel concorso. Riccardo, il concorso, perché la prima parte sono questi 3 giorni di preparazione, poi seguono 3 giorni di concorso. Come si svolge questo concorso? Il concorso si svolge su 3 giorni, un concorso nazionale. A seconda del livello dei ragazzi si fa un programma nei 3 giorni. Per esempio i ragazzi che hanno il secondo grado si pensa alla gara più importante e si fa una preparazione per la gara più importante, o se no un ragazzo che fa solo le 15 o le 20 cercare di andare in progressione nei risultati, o comunque se uno è già pronto dare il massimo e ottenere subito un ottimo risultato. Dopo 2 giorni di preparazione, vedendoli come lavorano, si decide assieme se magari partire, perché tante i ragazzi che arrivano ti dicono le categorie massime che hanno saltato, magari faccio la 120, ma in realtà si può saltare la 120, ma si deve andare un po' in progressione. Allora, vedendoli lavorare 2 giorni, si decide quale tipo di gare fare, e la cosa bella è che comunque si è tutti assieme, si decide, si fa un campo prova, la ricognizione, campo prova, si fa la propria gara e poi dopodiché si rivede anche la propria gara con il nostro commento tecnico e cerchiamo di spiegare esattamente quello che hanno fatto bene e quello che si può migliorare per il giorno successivo. E devo dire che questo è molto utile, perché comunque rivedere i propri percorsi, i propri pregi, i propri difetti è utile per migliorare nei giorni di gara e ottenere sempre un miglior risultato. Sì, comunque è un'opportunità straordinaria per questi ragazzi, perché voi due siete 2 cavalieri internazionali. Giuseppe, tu hai vinto nel 2009 la medaglia d'argento a squadre con la squadra italiana
E tu, Riccardo, sei sempre in giro al momento ai concorsi più importanti, infatti la puntata di settembre tu l'hai fatta soltanto, no, non ci sei neanche stato perché eri impegnato nel concorso di Aachen, nel Kio di Aachen, che è uno dei concorsi più importanti al mondo. Qual è il feedback o la reazione di questi binomi che partecipano ad incontrare voi, a ricevere i vostri consigli, a fare il course walk insieme a voi prima del concorso, perché immagino che i vostri consigli e ciò che potete trasmettere, imparare, insegnare a questi ragazzi è proprio di grandissimo valore. E sono molto attenti, non c'è soggezione, perché comunque li vivi tutto il giorno i ragazzi, quindi impari a ridere, scherzare con loro, quindi non c'è... C'è rispetto, c'è tutto, però non è che hanno questa sorta di paralisi, diciamo, perché comunque sia Riccardo che io in tempi un po' più indietro siamo stati degli idoli per loro, quindi sono veramente attenti, diciamo, ma com'è giusto, com'è, sono molto fortunati secondo me, perché una volta, posso dirlo tranquillamente, ai miei tempi queste esperienze non si potevano vivere, invece Campus Goldspan le ha rese possibile, quindi sì. È bellissimo. Riccardo, con quali aspettative arrivano questi binomi e come lasciano poi il Campus Masterclass? Ma allora, arrivano con delle aspettative importanti, ma soprattutto lasciano Campus con un entusiasmo ancora maggiore, con l'emozione, con tanti bei ricordi, quindi vuol dire che si lavora bene. È giusto, come ha detto Pippo, loro arrivano comunque sapendo che hanno di fronte dei tecnici qualificati, che hanno molta esperienza, quindi vogliono apprendere, c'è molto entusiasmo, molta voglia di imparare, si mettono in gioco, e questo è fondamentale per voler progredire nello sport. Sì, poi voi siete presenti non soltanto durante il Campus Masterclass, però c'è anche la possibilità per i partecipanti di essere in contatto con voi anche nel mese successivo al concorso, se non sbaglio. Dipende, facciamo delle chat, è successo, sì. Magari anche, mi è capitato nella prima stagione dove con Danilo ci eravamo organizzati, che i ragazzi mi avevano mandato un video dei propri concorsi, e così sai come lavorare, con chi tiri le azioni durante la settimana. E poi dopo, chiaro, se i ragazzi scrivono che i risultati ci sono, con i social li vediamo, siamo molto contenti e vogliamo questo. Sì, comunque molto importante, quindi non si delimita soltanto a questi 6 giorni, però è comunque un contatto e un'interazione che si instaura e che va avanti. Ad oggi abbiamo vissuto 3 edizioni del Campus Masterclass, tutte si sono svolte al Horses Riviera Resorti Cattolica, anche la 4ª edizione si svolgerà sempre nella stessa struttura, e vi sarà poi il concorso sempre al Horses Riviera Resort. Una edizione l'hai fatta tu, Riccardo, le altre quasi... Una e mezza anche tu. Adesso una domanda per ciascuno di voi. Chi secondo voi è più bravo? Pippo. Così non vale, è stato troppo svelto. No. Assolutamente, spero la prossima edizione di poterla fare insieme, perché è interessante comunque... confrontarsi anche per noi, e comunque è sempre un vantaggio per i ragazzi, perché comunque avere 2 tecnici qualificati, comunque 2 cavalieri che mi sento dire che montano bene e che hanno montato bene, è un vantaggio, perché è un grandissimo vantaggio, quindi spero di farlo insieme. Ti racconto un aneddoto, che nella 2ª edizione dovevo esserci io tutta settimana, poi ho avuto una convocazione per un oxio, quindi non potevo partecipare, e parlando con Danilo ci siamo abbiamo un po' pensato al mio sostituto, e io assieme, anzi abbiamo pensato al nome di Pippo, l'ho chiamato, gli ho spiegato, è arrivato il momento di lavorare assieme, e se tu vai a riprendere i video di quella prima lezione che abbiamo fatto assieme, sembrava che l'avevamo fatta da tutta la vita, perché riuscivamo a alternarci con i ragazzi dicendo
veramente siamo sulla stessa strada, quindi dicendo tante cose uguali con più ragazzi diversi, e quello è stato subito facile anche per i ragazzi capire il metodo di lavoro che noi due abbiamo, che poi è un metodo classico dove dovrebbe essere così l'equitazione. Quindi anche voi due siete un binomio perfetto. Sì, perfetto, perfetto. Tutta una questione di binomi perfetti. Vero, ma ci vuole feeling sempre nelle cose, quindi c'è stato subito feeling, infatti è stato molto bello, oltre bello per i ragazzi, ma è stato bello anche per me, perché è stata proprio una bella esperienza. Bene, allora le iscrizioni sono aperte per la quarta edizione di Campus Masterclass. Si svolgerà a dicembre sempre al Horses Riviera Resort e si spera che ci sarete voi due ad essere di nuovo gli istruttori durante questi 6 giorni che si svolgeranno a Cattolica. Le iscrizioni sono aperte, chi vuole può venire qua da noi allo stand di Goldspan al padiglione 7 qui a Fiera Cavalli Verona, perché chi si iscrive durante la fiera avrà in omaggio l'albergo durante il concorso e durante il Campus Masterclass che si svolgerà a dicembre a Cattolica. Bene, vi ringrazio tantissimo grazie di essere stati qua con noi. E Riccardo, tu sei molto impegnato qua in questi giorni in campo gara, salterai oggi a mezzogiorno la prima gara? Non la prima gara, salterò la gara da 1,50 m e poi la 55 alle 17.45, naturalmente l'ultima qualifica per domani dell'Italia Champions Tour col Team Gold, Cospan, io e Paini, alle 9:15, quindi seguiteci. Bene, noi ti seguiremo anche con il commento in diretta, ovviamente anche per tutti i nostri appassionati che ci seguono da casa e davanti agli schermi. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te. E restate con noi che qui lo show continua dalla Lounge Goldspan.